Un saluto a tutti gli amici di Cellulare Magazine da Alessandro La Croce. Siamo oggi in compagnia di Enspad, il tablet Android di Enspri. Questa è la confezione di vendita. Vediamo cosa c'è all'interno. Abbiamo il nostro tablet che abbiamo già utilizzato per qualche ora. E all'interno, dentro queste fessure, troviamo il caricabatterie con l'adattatore europeo e l'adattatore inglese. Quindi va bene sia per le prese in Italia che quelle in Inghilterra. Questo è il tablet. Abbassiamo un attimo l'inquadratura. Dicevamo Android la versione 2.2 a bordo. Nella parte frontale abbiamo un ampio display da 10 pollici con una risoluzione di 1024x600 pixel con tre tasti a sfioramento nell'angolo in alto a destra, quindi home, menu e back. Questo perché? Perché Android 2.2 necessita ancora dei tasti esterni per funzionare correttamente. Nella parte inferiore abbiamo il foro per il microfono, nulla a destra, mentre a sinistra abbiamo tutte le porte a disposizione, quindi il foro per l'alimentatore, la batteria da 3500 mAh, uno spazio per la micro SD per estendere la memoria a bordo del dispositivo. A bordo ricordiamo ci sono 16 GB. Foro da 3,5 mm per il jack audio, gli auricolari, porta HDMI per visualizzare su monitor esterno i contenuti riprodotti dallo schermo e infine porta mini USB per collegare il tablet ad un computer. Sulla parte superiore abbiamo invece i tasti del volume e il tasto di accensione e spegnimento, nonché blocco e sblocco del dispositivo. Android 2.2 non è stato pensato da Google per essere utilizzato sui tablet, per questo Enspri ha creato una propria interfaccia che permette di utilizzare Android anche su uno schermo di queste dimensioni. Ovviamente, essendo un tablet con uno schermo da più di 7 pollici, non abbiamo il market originale all'interno del quale troviamo tutte le applicazioni, ma abbiamo il market proposto da Enspri che si chiama App Center. È molto simile al market di Android, l'unica differenza ovviamente è il numero di applicazioni a nostra disposizione che è sensibilmente inferiore. È stata rivista anche l'interfaccia della barra delle notifiche, abbiamo il tasto che ci rimanda sempre alla home, in più abbiamo anche i tasti di menu e back che sono sempre presenti. Questi si sono rivelati estremamente comodi, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, in quanto i tre tasti a sfioramento non sono retroilluminati. La barra delle notifiche può essere aperta cliccando su questo punto esclamativo che ci mostra le ultime notifiche ricevute, mentre le altre due icone ci mostrano la batteria residua e il wifi, se siamo connessi o meno ad una rete. Premendo su una di queste due notifiche accediamo al menu di impostazioni, anch'esso rivisto da parte di Enspri. Vi mostro come avviene la selezione di una rete. Abbiamo questi menu che vengono affiancati uno di fianco all'altro, proprio come avviene ad esempio nel Finder del Mac. Quindi un design sicuramente carino che farà piacere a molti di voi. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare Flash Player con il browser preinstallato. Vi mostro l'applicazione, adesso siamo in connessione Wi-Fi, può essere un pochettino lento il caricamento. Vediamo qualche istante per caricare la pagina. Come vedete non c'è alcun problema durante lo scrolling delle pagine. Abbiamo anche il pinch to zoom per poter ingrandire a nostro piacimento il testo presente all'interno della pagina.
Questa applicazione chiamata Libreca è stata preinstallata da parte di Hanspree ed è un ebook reader. Possiamo sfogliare tranquillamente i nostri libri preferiti. Cosa interessante è anche la possibilità di muoverci tra le pagine semplicemente premendo il tasto del volume che ci fanno scorrere all'interno del nostro libro. Ovviamente abbiamo la possibilità di ingrandire le dimensioni del testo o dei margini, oppure di cambiare i colori del testo, ad esempio metterlo in modalità notturna che ci mostra lo sfondo nero e il testo di color bianco. Abbiamo altre home page all'interno delle quali possiamo consultare le nostre news, i nostri appuntamenti o l'ora. Premendo sul tasto altro invece accediamo all'elenco completo di applicazioni presenti sul tablet. Premendo all'interno delle notizie possiamo scegliere quale news visualizzare che verrà caricata direttamente da internet. In questo caso impiega un po' di tempo, vi ricordo siamo sotto copertura wifi in quanto il terminale non ha un chip per le SIM italiane, quindi niente 3G o HSDPA. Abbiamo la possibilità di effettuare lo zoom all'interno della notizia, diamo ancora qualche istante. Vi ricordo che il peso di Unspad è di 790 grammi e le dimensioni sono di 260x171x13,9 mm. Questa, ad esempio, è la notizia che abbiamo aperto e possiamo effettuare anche in questo caso il pinch to zoom. Vi mostro altre applicazioni presenti preinstallate nell'interfaccia di Hanspree. Questo è il calendario. Possiamo scegliere di aggiungere un appuntamento con questi due caroselli a scorrimento. E infine, nella terza e ultima home page abbiamo la lista del supermercato e altri widget che migliorano diciamo, l'utilizzo del tablet in generale. Quindi, che dire, anche se non c'è Android 3.0, quello sviluppato da Google per i tablet, è un device sicuramente interessante, dato anche il prezzo di 399 euro. Hanspree si è impegnata molto per realizzare tutta la sua interfaccia in grado di riadattare la maggior parte delle applicazioni Android su questo schermo. Ad esempio, abbiamo installato Tweedroid. Non vi è alcun tipo di problema nella visualizzazione del programma, quindi funziona quasi tutto come ci aspettiamo. C'è ancora qualche incoerenza all'interno dell'interfaccia in generale, ad esempio se siamo nella home principale non possiamo premere su altro e qualche piccolo dettaglio che potrebbe essere ancora meglio rifinito. Abbiamo anche un'applicazione del meteo, in questo caso possiamo scegliere quale città visualizzare con le previsioni dei prossimi giorni, quindi sicuramente un'esperienza degna di uno schermo da 10 pollici. Per questo primo contatto è tutto da Alessandro La Croce insieme ad Unspad e il tablet Android di Hanspree. Ciao ciao!